Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un vlog che sto registrando con il primo, che sto registrando con iPhone 14 Pro e contrariamente a quanto sembra da ciò che mi circonda adesso, insomma, questo è un vlog di lavoro. Infatti, ora entro un po' in acqua, infatti oggi sono diretto, a breve chiaramente, dopo pranzo magari, sono diretto al CDS Terrasini, meglio conosciuto per gli amici, conosciuto come Città del Mare, villaggio turistico, dove si svolgerà la fiera, l'annuale fiera del turismo per tutti noi operatori turistici. E questo video andrà in onda sul canale mio, Gabri Giacobino Official, come blog, ma anche sul canale Leggi Vacanze, l'agenzia di viaggi. Perciò, se stai guardando il video da uno o dall'altro canale, iscriviti a entrambi. Prima di proseguire vi presento questo meraviglioso luogo. Guardate, guardate che bello. Già ci ho fatto dei video qui, ma non erano così. Proviamo la fotocamera 0,5. Oddio, perché non riesco a provarla. Ok, ecco, questa è la grandangolare. Che eccola qua. Praticamente sono in questo meraviglioso posto, questo paradiso terrestre. Siamo alle terme naturali di Segesta. Sono passato da qui a fare un bagno prima di andare praticamente a lavorare, in poche parole. E questa che vediamo è una grotta. Non ho mai fatto un video qui dentro, anche perché è pure molto buio, quindi proveremo, se riesco a passare da queste pietre, proveremo la fotocamera, la videocamera dell'iPhone in condizioni pessime, direi, anche per un essere umano. Ok, siamo dentro la grotta. Non ho il flash e c'è un caldo che si muore. Bello. Usciamo. Allora, praticamente questa grotta è piena di zolfo, quindi in realtà non è compatibile assolutissimamente con i dispositivi elettronici. Qui, se uno vuole fare una cosa buona, non deve mai entrare con un iPhone, con il proprio iPhone o vabbè, o smartphone, che sia lì, perché è pieno di zolfo. Di zolfo, e c'è caldissimo e non fa bene. Infatti sono entrato proprio 30 secondi al volo e non credo che lo rifarò più. Va bene, dai, andiamo a mangiare e andiamo alla fiera. Dopo qualche difficoltà siamo arrivati. Bisogna fare il check-in, ci vorrà un sacco di tempo perché già vedo che c'è fila. Cioè, io sono arrivato dopo per arrivare alla fila e trovo più fila. Va bene, molto bene, anzi direi molto male. Ci sono stato più di un'ora per fare il check-in. Non c'era molta fila, ma semplicemente è un servizio scadente. Ma proprio scadente, cioè aspetto un sacco. Vabbè, dai, ok. Avevo già pagato quello che dovevo pagare. Niente, non so perché non riesce a trovarlo. Mi chiede la carta d'identità, poi mi dice non lo so, devo parlare con tizio, quello, quell'altro, mi fa perdere un sacco di tempo. Mi dà le chiavi della camera e non mi dice neanche dove è sta camera. Infatti ho guardato e ho detto ma scusa, ma la camera dov'è? Perché qui dovete sapere che il CDS Terrasini è sono tanti plessi staccati, no? Infatti ho detto, ma dico che servizio scadente. Poi gli ho detto che servizio scadente. Arriva la collega che era più brava di lei, fa no. Vabbè, la camera è qui, ok, così così. Comunque la camera è carina, anche se il servizio è scadente. Ah, comunque c'ho un letto matrimoniale, un letto singolo, un TV che non accenderò, e da questa parte c'ho il bagno, che è scuro, che è chiaro, che userò credo a breve. E questo è il mio tesserino. Spero di sistemarmi in fretta perché ci ho perso più di un'ora e scendo alla fiera. Ci sono riuscito a sistemarmi e guardate, sono carino, la maglietta brandizzata ovviamente perché è un evento ufficiale, c'è pure la felpa brandizzata. Ma prima di andare dobbiamo vedere l'esterno della stanza, che è la cosa più bella.
Ed eccolo, vabbè, ci sono sempre due sedie. E questo è l'esterno della stanza, guardate, vabbè, qui queste sono altre stanze, comunque, in realtà. Beh, sì, diciamo che, vabbè, ma a me piace questo stile di vedere la mattina il vicino e dire ciao, cioè proprio puoi entrarci praticamente dentro. Sotto di noi la piscina, eccola lì dove fanno animazione, e vabbè, ovviamente tanto verde, il sole, il cielo, laggiù il mare che si intravede praticamente, e da quest'altra parte invece la montagna, credo che sia una delle posizioni più belle che ci sia qui. Questo villaggio è bello proprio per questo. Ecco la piscina. Ma voi vi pare che mettono praticamente Checco Zalone in piscina in un villaggio 4 stelle? Vi sembra? A me piace un sacco sta cosa in realtà, sì. Mi piace veramente un sacco. Dopo aver discusso con due palermitani dell'arancino o dell'arancina, di come insomma si dice, per oltre 10 minuti, finalmente siamo arrivati alla fiera. Cioè, ho fatto tutto tranne che andare alla fiera finora, tra una cosa e l'altra. Ingresso, ora andiamo a vedere chi c'è dentro, dai. Bene, la prima parte della fiera è stata fatta. Domani farò la seconda parte, quindi visiterò gli altri operatori presenti. Insomma, che dire, non è proprio la fiera migliore del mondo. Insomma, prima del Covid era parecchio diverso, c'era molta più gente, però in realtà non posso pretendere molto. Va bene così, dai, tutto sommato è ora che stiamo ripartendo, è quest'anno che il turismo sta ripartendo, quindi comunque ci vuole un po' di tempo. Però adesso mi dedicherò un po' al relax. A fine video invece andremo a vedere cosa abbiamo recuperato, il materiale, gli operatori, eccetera. Vero, il tramonto da qui comunque è impagabile, impagabile. Sì, guardate che bello, siamo proprio in mezzo alla natura, no, ma quasi in realtà. Cioè, questo è un sentiero naturalistico dentro il CDS Terrasini. Il CDS Terrasini non è la struttura migliore del mondo, però per tante cose, ad esempio per questo tramonto, o per i suoi sentieri, come quello che stiamo percorrendo adesso, o per il tobogan, che sarebbe uno scivolo al mare, è impagabile. A differenza di tanti altri villaggi, è costruito, ma è come se non fossi in un luogo che è totalmente costruito, perché se poi ti vuoi immergere più o meno sempre nella natura, riesci comunque a farlo. Quindi per me, ok, magari non sarà il migliore del mondo, soprattutto al check-in, ma è sicuramente uno dei più particolari che io abbia mai visto. La vista, ci sono troppi punti panoramici, io l'ho girato tutto ed è veramente bello. Se non hai pretese, ti piace la natura e vuoi vedere dei bellissimi panorami, devi venire qua, in Sicilia, come villaggio turistico. Poi è l'anfiteatro, dove la sera fanno gli spettacoli, ovviamente anche questo affacciato sul mare. Il nome di questo villaggio, l'ex nome di questo villaggio, Città del Mare, è veramente azzeccato. In realtà potrebbe essere benissimo anche Città dello Sport, perché ci sono tantissimi campi per ogni tipo di sport. Ma comunque adesso non si chiama più in un modo né nell'altro, si chiama CDS Terrasini, ma per tutti è il Città del Mare. Qua ci sono altre piscine ed ecco perché Città dello Sport. Non so se riuscite a vedere, ma ci sono tanti campi per tanti sport diversi. E infatti c'è gente lì che sta giocando praticamente. Quindi sì, Città dello Sport, oltre che Città del Mare. Questa è carina sta vasca, ma c'è l'idromassaggio freddo, quindi non mi piace. Qui c'è un ristorante, vabbè, di là ci sono tanti altri alloggi, eccetera, di cui una buona parte anche abbandonati. È la mia piscina preferita. C'ha la forma di, non lo so, credo un'onda, di un qualcosa. È bella, bella, bella. E ovviamente anche questo punto è panoramico.
cioè non esistono, cioè è difficile qui trovare dei punti che non siano panoramici o sul mare, sulla montagna, e che comunque abbiano un bel panorama. Guardate, ecco, quello lì in fondo è il famoso scivolo al mare, praticamente, eccolo lì. Peccato che non ci si può andare di sera, perché sarebbe veramente bellissimo in realtà. Quello che allora era un passaporto, ora i tempi sono più maturi, il passaporto l'abbiamo ridotto a un foglietto di carta d'identità praticamente della manifestazione, in cui i visitatori passavano dagli stand, veniva a posto il bandino, chi compilava l'intera scheda vinceva praticamente un premio. Quest'anno il premio c'è pure, io adesso cedo il microfono. Quindi signori, se esistono gli avvocati è grazie alla Sicilia e grazie alla capacità di argomentare. Attenzione! Era un vanto per i tempi di Aristotele e di Cicerone che lo scrive, però oggi non è più così, perché proprio perché vincere una causa costa un sacco di quattrini. Noi degli avvocati non abbiamo un grande, diciamo, un grande concetto, diciamoci. Figuratevi, e non sto scherzando, ero al bar 2 anni fa, un tizio confortava l'amico che lamentava: ho speso 60.000 euro di avvocati e ho perso lo stesso la causa. L'amico, per confortarlo, dice: ma lo sai che gli avvocati sono tutti stronzi? Si avvicina un tizio incravattato seduto al tavolo accanto, lo prende per la giacca e lo solleva in aria. Ritiri subito quello che ha detto. Ci scusi, perché lei che è un avvocato? No, sono uno stronzo. Là ho capito che sono messi male, perché non capisce i siciliani. Ma non è così. La verità è che abbiamo una cultura così profonda che addirittura, insomma, ci vuole tanto, ma tanto, ma tanto sapere per poterci capire. Di che sto parlando? Per esempio, quando Bossi accusa sua moglie di essere crudele, è perché, ed è fatto vero, perché noi abbiamo ereditato dall'epicureismo, che è una filosofia, sapete tutti, antichissima, questo distacco nei confronti delle disgrazie, che noi palermitani chiamiamo virilisi visti lontano, cioè vedersi le viste da lontano, che chiaramente se non si è siciliani non si può capire fino in fondo, però ve lo dico io, che cos'è questo distacco emotivo? Ai tempi della Magna Grecia, quando un siciliano vedeva una nave in tempesta, sorrideva, ma non perché era contento che la nave andava a fondo, ma perché era contento di non essere sulla nave, certo. Che è diverso, ecco perché ho distacco emotivo. Vi dico un fatto più recente: scogliere di Capogallo a Mondello 40 anni fa, un tizio stava annegando, giustamente faceva con forza il nato: aiuto, aiuto, non so nuotare, aiutatemi, non so nuotare, aiutatemi, non so nuotare. C'era uno che lo guardava alla scogliera e dice: ma neppure io so nuotare, però non è che faccio tutto questo bordello. Questo è, diciamo, bene o male, ecco, questo distacco emotivo. C'è un fatto più recente: Piazza Politeama a Palermo, un tizio chiede a un altro: scusi, per arrivare alla stazione centrale che tempo ci vuole? Risposta: camenas, che sarebbe il nostro cammini in italiano. Si sente, non è che gli ho chiesto soldi in prestito, ci ho chiesto che tempo ci vuole per arrivare alla stazione centrale. Ci disse camenas, le ho detto cammini, non me lo vuole dire, vaffanculo, e se ne va. Mentre si sta allontanando, un quarto d'ora. Cioè, scusi, non me lo poteva dire prima. E se prima non vedevo come camminava? Giusto. E questo non da ora, stiamo parlando di 3.000 anni fa, succede da allora. Per cui, per esempio, mentre in tutta Italia il codice della strada è un insieme di norme, per noi siciliani è un insieme di optional. In tutta Italia, il giallo al semaforo significa rallenta e frena, da noi significa accelera che sta arrivando il rosso. È vero, so. In tutta Italia il divieto di accesso, cioè il disco rosso con la striscia bianca, significa da qui non si può passare, da noi significa, e io per 50 metri dovrei fare 820, e si infila. Quello che viene nel verso giusto non gli suona il clacson, non gli dice cornuto e non lampeggia. Come si dice dalle nostre parti, si canzia, cioè si fa da parte e lo fa passare, perché sa che anche lui quando serve lo fa pure. Quindi a noi la transizione diventa regola. Anche io, che ho fatto chiaramente il docente nei licei per 35 anni, mi rendo conto che alla guida sono un siciliano doc. Avevo posteggiato sotto divieto di sosta, mi ritrovo alle spalle il vigile che mi chiede: ma io non l'ho visto il divieto di sosta? Dico: veramente sì. E perché ha posteggiato lo stesso? Dico: perché non ho visto lei. È normale, cioè, noi facciamo così. Tamponare, scendere dalla macchina, andare dal tamponato, mi creda, in 30 anni che porto la macchina è la prima volta che tampono. Cioè, da che fa? Dobbiamo brindare. Io ho visto, quando hanno messo la patente a punti, arrivare al semaforo un tizio con una Ford Fiesta, mese di luglio, finestrini aperti,
deve fermarsi col giallo perché c'è il vigile accanto a lui sul marciapiede, gli comincia a squillare il vecchio neck, ve lo ricordate? Rettangolare, grigio, con una suoneria tipo campanello di casa, drin, drin, drin. Il vigile lo sente e lo guarda, come dire, appena tocchi il telefonino mi frego i punti della patente. Lui non sa cosa fare, fa un occhio a Cristo e un occhio a San Giovanni, cioè del tipo che non sa che pesci prendere. Verso l'ottavo, decimo squillo, prende il telefonino, glielo porge e gli dice, per cortesia, è mia moglie, le può dire che può calare la pasta. Ma queste cose succedono. Io a quel semaforo, che è un semaforo di Palermo, famoso per noi palermitani, che è quello di via Perpignano, ho visto arrivare una di queste macchine, queste in cammino sulla sabbia, con le ruote grandi grandi, le conoscete, no? Sì. Hanno un nome pure, che sono completamente scappottate. Quella lì, ecco, perfetto. Gialla, mese di agosto, era il 1 agosto del 2002, mi ricordo anche la data, si ferma accanto a me perché c'è il rosso, gli si piazza davanti l'extracomunitario che gli vuole pulire il vetro. Lui dà un colpo di acceleratore e quasi lo investe. Il povero extracomunitario fa un salto all'indietro per non farsi investire. Io me ne accorgo, dico, ma non si vergogna, solo perché il poveretto le vuole pulire il vetro e lo investe. Vetro, perché lei ne vede vetro. E mi rendo conto che queste macchine sono senza parabrezza, ma veramente lei vetro non ne ha. E lo dice a me, che sono quattro semafori che mi lavano la faccia con lo spazzolone. Ora, a Milano queste cose si vedono, non si possono vedere. Brutto come in tutte le altre stanze. Allora, scusate, perché sono... Salotto palermitano, 35 anni fa in mia presenza, ma tua moglie ha letto com'è, ma c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male. E poi figlio, io credere al matrimonio con genitori così, cioè, c'è qualche cosa che non funziona. Mi dice un mio collega a scuola, Giovanni, è da 20 anni che sono sposato e sono 20 anni che amo la stessa donna. Com'è una cosa bellissima. Dice sì, ma se lo scopre mia moglie. Ero andato a un appuntamento, non sto scherzando, con un impresario che mi ha dato appuntamento in quello che si chiama oggi Wine Bar, da noi in Sicilia è la taverna, ma ora si chiama Wine Bar. L'appuntamento era alle 9 di sera, dovevamo parlare di lavoro, io vado un'ora prima pensando che possa arrivare anche prima. Mentre passeggio nel Wine Bar, che non bevo, vedo che c'è un tizio che guarda una foto inorridito e beve, guarda la foto e beve, guarda la foto e beve. Mi avvicino, incuriosito, dico, scusi, ma cosa c'è di così terribile in questa foto? Guardi qua! Aspetta, Marco, è terribile, è orrenda. Questa è mia moglie. Mi scusi. No, no, non si scusi, è veramente orrenda. Dico, scusi, ma se beve per dimenticarla, perché la guarda? No, mi ha detto, non funziona così. Io ogni sera vengo qua verso le 7 e faccio la guardo e bevo, la guardo e bevo, la guardo e bevo. Appena sono così ubriaco che mi sembra bella, quello è il momento di tornare a casa. Guarda, io mi chiedo, ma perché se l'è sposata? C'è qualche cosa che non funziona. Mio zio è famoso in Italia addirittura, che mentre ascoltava le spalle una signora di mezza età, le ha chiesto, signora quanti anni ha? 57, ci dica 33, sennò dottore non ci crede nessuno. Ecco, quello era mio zio. Io, quando non mi ha fatto fare il medico, ci sono rimasto male, tanto che mi è rimasta la passione, e faccio pure prescrizioni, credo, faccio da consulente, da amici e parenti, sono molto bravo in medicina. Però dico, appunto, però col tempo ho capito che lo zio aveva ragione, perché fare il medico in Sicilia è da eroi, e non da ora. Da 2500 anni in qua, 2500 anni fa, se un medico prescriveva un farmaco a un malato, lui non se lo prendeva. Se glielo suggeriva un amico che aveva la parlantina, che era molto loquace, se lo prendeva subito. Sono passati 2500 anni, non è cambiato niente. Se il medico ci prescrive delle pillole, andiamo a guardare il bugiardino, il pennone su, a far sbagliare, sicuro. Cioè noi diffidiamo. Se invece ce le suggerisce un negoziante, ce le suggerisce un amico, se prende queste pillole, se prende mia suocera, quello è sicuro, cioè è garantito. E quindi come si fa il medico così? Noi il medico facciamo tra l'altro delle domande anche strane. Dottore, cosa posso mettere su questi denti gialli? Una bella cravatta marrone. Un dottore, c'ho un organo piccolo piccolo, vado a suonare una chiesetta, che buffo. Dottore, ho dolore allo sterno, cioè, all'alterno. E quindi... Non si capisce più a quel punto. Cioè, noi il medico, tra l'altro, lo facciamo diventare anche partecipe della crisi della coppia, che non c'entra niente se ci pensate. Dottore, cosa posso mettere su questo occhio nero? Dice, ma signora, chi è che l'ha ridotta così? Dice, mio marito. Ma suo marito non era partito. E io non sapevo pure così. E quindi diventa problematico sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro noi che abbiamo insegnato la cultura al mondo, lo dico a voce alta, abbiamo insegnato la cultura al mondo, ecco, davanti alla diarrea diventiamo stupidi, non si capisce perché. Dottore, la posso mangiare la pastina con la diarrea? Se non si sconcerta. Ci torna dopo 2 giorni, lo posso fare il bagno con la diarrea? Sì, ma ce ne vuole una marea.
Dottore, dopo altri due giorni, dottore, ma che devo fare per questa diarrea che non passa? Ma ha provato col limone? Sì, cioè, appena me lo levo mi torna di nuovo. Ce la proviamo col pompelmo, noi ci col pompelmo mi faccio male. Noi li facciamo impazzire. Io quando dico che il medico in Sicilia è un eroe, tante volte vedo qualche faccia perplessa e vuol dire, beh, stai esagerando. A quest'età esagerare mi sembra davvero sbagliato, cioè, da pensionato non lo farei mai. Però ho le prove che è eroico fare il medico. E doveva rimanere un segreto delle cliniche palermitane nel 2002. Un geriatra è andato a visitare a domicilio un'anziana ultra novantenne piena di acciacchi. Dopo che finisce la visita, si siede al tavolo del soggiorno della vecchietta e comincia a scrivere ricette, esami, ricette, esami. Siccome era digiuno, vede una ciotola con delle nocciole e ne assaggia una. Gli piace, la trova gustosa, va per la seconda. La terza, la quarta nocciola, alla quinta ha fatto i complimenti alla vecchietta. Nonnina, ma sa che sono veramente buone, ma dove le compra? E la vecchietta, ma quale comprare? Siccome a me piace il cioccolato con le nocciole. Cioccolato riesco a squagliarlo, ma le nocciole non le posso masticare. Io da quel momento ho capito che il medico è un eroe e non solo. Quando mi offrono nocciole, non solo le rifiuto, non solo le vedo spacchettare, non le vedo raccogliere dall'albero. Buongiorno, il mio secondo giorno di fiera sta iniziando. Ho sonno, vi faccio vedere il panorama, che è bellissimo anche di giorno, è bellissimo a qualsiasi ora, anche se oggi c'è un forte vento. Che sonno, devo prendere un altro caffè. Eccoci, siamo tornati in ufficio. Io sempre con questi capelli un pochettino spettinati, ma in realtà non riesco mai a pettinarli. Vabbè, oddio. Vabbè, andiamo a noi. Siamo qui per le conclusioni finali su questo evento, appunto la fiera del turismo al Città del Mare / CDS Terrasini come ogni anno. Il Covid è quasi alle spalle, ma dalla fiera in realtà non sembrerebbe, in quanto ho notato che c'era ben poca gente. Non siamo ancora tornati ai livelli pre-Covid assolutissimamente, però secondo me ci stiamo avvicinando, quindi mi sarei aspettato qualcosa di più. Però non si può pretendere tanto perché appunto arriviamo da un periodo di Covid e tante cose sono cambiate le carte in tavola, soprattutto nel settore turistico, e ora c'è anche il problema della guerra, che comunque a livello di costi, ad esempio nella stampa degli stessi cataloghi, è molto più alto, e quindi meno operatori stampano meno cataloghi. È un investimento che si pensa bene se fare o meno e in che quantità. Per quanto riguarda tutto il weekend, sinceramente sì, mi sono parecchio divertito, ho fatto tante cose, molte di più di quelle che vedrete nel video, che avete visto nel video ovviamente, no? E quindi sì, mi sono divertito parecchio, lo rifarei. Il Città del Mare ha sempre le solite pecche come villaggio, ma resta sempre unico nel suo genere, per la posizione, per i panorami e per tutto. E, non lo so, è un villaggio che
anche se sotto tanti punti di vista potrebbe scarseggiare, sotto varie cose, sotto vari aspetti, piccole cose poi, no, niente di esuberante, insomma, però non lo so, per me resta sempre il più bello in assoluto, la bellezza della semplicità, del difetto, di quel qualcosa che non funziona bene e della natura che ti circonda. Le terme, neanche a dirlo, bellissime, ci vado spesso, ci ho fatto anche parecchi video, vi ho fatto anche entrare dentro la grotta. E per quanto riguarda il test fotocamera e videocamera iPhone 14 Pro, beh, superato, ovviamente la qualità parecchio superiore all'11 Pro, questo video è stato girato interamente, tranne quest'ultima parte che sto girando col Mac, vabbè, però è stato girato interamente appunto con questo dispositivo, foto, video e tutto, è promosso a pieni voti. Detto ciò, vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale Gabri Giacobino Official e al canale L'Agenzia di Viaggi LG Vacanze, dove spero di pubblicare tante più cose a breve, e ci vediamo la prossima settimana su entrambi i canali al prossimo video.